Io lavoro al CTP dal 2003. E sicuramente negli ultimi anni i CTP avevano come utenza gli adulti italiani e stranieri, e negli ultimi anni, proprio dove nella mia sede, io quest'anno non ho nemmeno un alunno italiano, per esempio. Quindi si parla di intercultura, alla fine sì, anche questo sarebbe più bello quando ci sono anche i ragazzi italiani, anche perché fra l'altro gli alunni stranieri desiderano stare in classe con gli italiani. Perché considerato che sono molti giovanissimi, 16-17 anni, provenienze diverse, scolarizzazione, background culturale totalmente diverso, e questo è un enorme handicap, soprattutto è difficile per noi docenti approcciarci con i ragazzi che non sono mai stati a scuola, e ce ne sono, perché chi viene da realtà rurali, di villaggi, non hanno idea neanche proprio, cioè è molto più complesso, a parte la lingua diversa, ma un discorso è affrontare una nuova lingua con qualcuno che è abituato a studiare, che è stato scolarizzato, un discorso invece ex novo, lavorare con qualche ragazzo, per esempio, che nella vita non ha fatto altro che zappare la terra, perché questo ce l'abbiamo pure. E si Mi è vede. capitato proprio una delle esperienze, per me è stato sorprendente, in un certo senso quasi sconvolgente, dover spiegare che cosa fosse una virgola, perché non avevano mai Mai, scritto e quindi non mai. aveva mai utilizzato la virgola e non sapeva che i due punti andassero messi uno sopra e E uno uno sotto, e sotto, li mettono uno e accanto uno accanto all'altro, sì. all'altro. E quindi questo significa che nella stessa classe ci troviamo livelli completamente Totalmente diversi. E diversi, come sì. si È reagisce? una velocità di apprendimento totalmente diversa. E allora, ovviamente cerchiamo per quanto possibile di dividere i corsisti, chiamiamoli così, cioè in gruppi che siano il più possibile omogenei gruppi di livello, ovviamente. Per quanto riguarda la lingua italiana, cioè nei corsi di alfabetizzazione, attraverso i testi iniziali, si cerca di fare questo, di dividerli in gruppi il più possibile omogenei. Iniziamo dalla convinzione, dall'idea che la lingua che loro devono imparare, parliamo di persone che non parlano completamente italiano, è una lingua di uso che loro devono utilizzare ogni giorno, quindi partire dalla realtà quotidiana, dalle cose semplici, da una comunicazione basilare per loro, perché noi dobbiamo fornire loro uno strumento per integrarsi, uno strumento che loro possano utilizzare quotidianamente, quindi partire da questo intanto. La grammatica, questo viene dopo, a mio avviso. È chiaro che più avanti, più in alto si va con i livelli, più poi lo studio della lingua, ma dipende anche, secondo me bisogna guardare la persona, i suoi obiettivi. A cosa serve, gli serve questa lingua? A chi serve perché deve trovare un lavoro? A chi serve? Allora l'insegnamento dovrebbe essere finalizzato allo scopo dell'individuo. Non si può fare poi singolarmente, ma si può anche fare, nel senso che i gruppi si possono gestire anche in questa maniera, no? Cioè, le nostre classi non sono classi chiuse, ferme, arrivano, si iscrivono, no. Durante il corso dell'anno è sempre stato così, anche negli anni passati, arrivano sempre nuove persone, vengono, se ne vanno, ma c'è anche chi frequenta dall'inizio dell'anno e fino all'ultimo, persone che si vanno inserendo durante l'anno scolastico. E anche questa è una cosa che crea delle difficoltà ulteriori. Organizzandosi bene, si dovrebbe fare in modo, cioè con la nuova organizzazione si dovrebbe fare in modo che si conclude un corso e si inizia un altro, ma con l'esperienza che abbiamo avuto quest'anno ci sono ragazzi, il ragazzo anche a cui mi riferivo poco fa, che veniva da una zona rurale, che non è bastato un anno scolastico per consentirgli di essere in pieno possesso degli strumenti basilari per esprimersi in italiano. Non è una sconfitta, perché i suoi progressi li ha fatti. Ci sono volute 300 ore e non è arrivato ad avere il minimo,
Ma perché la sua situazione di partenza era totalmente, veramente tabula rasa. Un dialetto, neanche una lingua che faccia da tramite, è un dialetto locale per il quale mi dicevano in comunità che è stato difficilissimo trovare anche un mediatore, un traduttore. Quindi questo ragazzo, gli sforzi che ha fatto lui, e devo dire anche importantissimo in classe, fra le strategie, un aiuto fortissimo viene dai ragazzi della classe, il contesto classe è bellissimo quello che si viene a creare, però devo dire l'aiuto che c'è venuto dai ragazzi e non erano neanche dello stesso paese. Un aiuto continuo per capirci con questo ragazzo e ha fatto i suoi progressi e insomma bisogna basare un pochettino le strategie anche in base a chi hai davanti, ovviamente. Credo che questo sia un secondo passaggio, un secondo step importante che andava fatto, continueremo su questo versante già a partire da settembre, se mi dà conferma Giovanni Salvaggio del progetto In Kivu. L'idea è quella di parlare con uno psichiatra e un'esperta di diritto internazionale, soprattutto di diritti umani, e io vorrei anche approfondire l'aspetto della narrazione della paura soprattutto nei confronti dell'Islam. Quindi è un percorso per cui abbiamo voluto la web TV d'Ateneo, che continuo a ringraziare. Oggi c'era Noemi a fare le riprese, ma tutto il gruppo, a partire dal delegato del rettore per la comunicazione, il professor Luciano Granozzi, a Salvo Noto, Sonia Giardina e Marco Di Mauro, e tutto il gruppo dei ragazzi che lavorano alla web TV. Ecco, grazie a loro queste tavole rotonde diventeranno qualcosa che avrà poi una persistenza sul web e sarà fruibile nel sito Zamo Multimedia, nel sito culturale dell'Ateneo. Grazie a tutti.